Dopo un'estate attiva, non ci concederemo riposo. Ci aspetta un autunno pieno di doveri e partecipazione. Il Partito Democratico è pronto a mobilitarsi su scala nazionale. È il momento di riprenderci il nostro futuro. Elly Schlein ha cercato di entusiasmare la folla che si è radunata a Ravenna. È stata lei a tenere il discorso di chiusura della Festa dell'Unità Nazionale, senza evitare uno dei temi scottanti che hanno agitato il Nazareno negli ultimi giorni. Le divisioni interne e la mancanza di fiducia di alcuni leader nei confronti della sua leadership. Il nostro obiettivo nel PD non è solo unire storie e culture diverse, ma anche concepire un nuovo progetto. Un partito che si struttura come una rete, non una piramide. Vogliamo un partito che spalanchi porte e finestre, un luogo in cui non si venga solo per stabilire rapporti di potere. Insieme, tutti noi siamo la forza del PD, senza eccezioni. Ogni attacco al PD sarà percepito come un attacco a ciascuno di noi, così come ogni vittoria sarà una vittoria di tutti, non di pochi. Dobbiamo essere inclusivi, aperti, generosi, insieme. In un altro momento del suo discorso, Schlein ha difeso Paolo Gentiloni dagli attacchi del centrodestra. Schlein ha affermato: «Rivolgiamo tutta la nostra gratitudine a Gentiloni per il servizio che sta svolgendo». Di fronte agli attacchi incoerenti di un governo che cerca di nascondere la sua incapacità nel fornire risposte economiche e sociali. Ricordiamo che da un lato c'è chi ha contribuito a mettere in atto un piano da 750 miliardi di investimenti per il futuro, di cui l'Italia è il principale beneficiario. E dall'altro c'è chi rischia di farci perdere questa opportunità storica. Durante il suo intervento, Schlein ha anche toccato argomenti come le divergenze con il Movimento 5 Stelle sul sostegno militare all'Ucraina, lo spostamento del partito verso sinistra, che non vede come una colpa, e le critiche rivolte alla destra al governo. Ha concluso dicendo: «Possono travestirsi quanto vogliono, ma rimangono sempre gli stessi. Li conosciamo bene, non accetteremo tentativi di riscrivere la storia». La destra non si confronta con il suo passato. Quando sente il richiamo della foresta, difende e protegge gli estremisti. Noi saremo sempre dalla parte opposta. Iscriviti al canale.